Italia e Argentina sono entrambe già qualificate per la fase successiva. In virtù della migliore differenza reti, agli azzurri è sufficiente un pareggio che consentirebbe di mantenere il primato e di continuare a giocare a Buenos Aires. Berzot conferma ancora una volta la formazione titolare. Non c'è turnover. Mondiale dura 6-7 partite, quindi per arrivare in fondo arrivi alla finale dopo 7 partite, quindi se non far riposare dopo 2-3 partite una squadra non ha nessun senso. Ci dissero: guardate che se vi qualificate primi avete un premio. Per noi fu un messaggio, poi Berzot mise dentro la migliore squadra. La opinione stava dividida, però non stava dividida perché a qualcuno le gustaría más un equipo che l'altro, stava dividida per la nazionalità. Sabido es que la gran cantidad de italianos iban a hacer fuerza por Italia, está claro. Y la gran rivalidad, padre con hijo. Tardelli. Tiro di Tardelli, parata di Figlioli. Abbiamo giocato veramente una bella gara. Loro ci hanno messo anche in difficoltà, non è che non ci abbiamo creato dei problemi. Ha tirato Kemp. Via in calcio d'angolo dalla bandierina Bertoni. E parata di Zoff sul colpo di testa di Passarella. Antonioni. Bettega, Rossi, Bettega e gol. Ha segnato Bettega. Il muro del cortile era la prima cosa che ti insegnava a fare l'1-2. Quando giocavi con un altro bambino, come lo potevi dribblare se non facendo il tunnel, facendo l'1-2 col muro? E quella azione Antonioni, io, Rossi, io, fu l'esemplificazione di un insegnamento, chiamano scolastico, chiamano di settore giovanile. Ci troviamo nelle posizioni giuste, questa palla che arriva, io vedo Rossi dov'è, la tocco di prima e vado sul movimento. E lui sapeva già che doveva mettermela lì perché avremmo tagliato fuori tutti. Ed ecco il tizio finale, 1-0 nella partita a Buenos Aires dell'Italia contro l'Argentina. Giudichiamo con qualche riserva naturalmente questa vittoria, perché la squadra italiana voleva lo 0-0, ha giocato un incontro difensivo costretta di tra l'altro dall'Argentina e ha finito per vincere la partita. Sì, forse noi non ci siamo espressi o non abbiamo preso noi l'iniziativa, andiamo all'attacco, andiamo all'arrembaggio, l'hanno fatta più loro. Però direi che se abbiamo giocato l'italiano, alla fine abbiamo interpretato un ottimo calcio l'italiano, perché se abbiamo vinto.